Obbligo riscatto per il Brindisi, è questo l'obiettivo della formazione biancazzurra ormai da diverse settimane, ancora di più dopo la sconfitta di Giuliano e dopo la sconfitta indolore, in questo caso della sfida con il Crotone. Questi e tanti temi che fra poco affronteremo in Passione Brindisi. In studio con noi il direttore sportivo della formazione bianco-azzurra, Massimo Cerri. Siamo pronti per iniziare. Sigla. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Passione Brindisi ogni venerdì insieme per parlare, come sempre, di tantissimi argomenti. Due partite anche questa settimana da affrontare. Fortunatamente adesso per un lungo periodo non ci saranno turni infrasettimanali e il Brindisi potrà concentrarsi settimana dopo settimana a cercare di uscire da questa situazione di classifica sicuramente complicata. Come avete sentito nell'anteprima con me in studio, il direttore sportivo della formazione biancazzurra Massimo Cerri, benvenuto direttore. Buonasera, grazie di avermi Ben invitato. trovato anche a Giancarlo Enrico di Radio Antenna Sud. Ciao Giancarlo. Ciao, buonasera a tutti. E ben trovato dal faccione della scorsa settimana alle spalle Finalmente del presente. presidente. È arrivato in studio anche il collega Gianluca Greco. Ciao Gianluca. Buonasera, un saluto a tutti. Sono arrivati già i primi messaggi anche prima di andare in onda, fra poco inizieremo a leggere ovviamente le domande che avrete da fare noi e ai nostri ospiti. Direttore, inizio da te, inizio con una domanda più generica ovviamente. Qual è il momento del Brindisi? Come sta vivendo la formazione biancazzurra questa fase sicuramente delicata? C'è stato forse pochissimo tempo per pensarci perché si giocava ormai ogni 3 giorni, però adesso serve mettere un punto per iniziare a ripartire. Sì, il momento per noi sicuramente è delicato, lo conosciamo tutti, noi che ci vediamo tutti i giorni al campo con il mister, i giocatori, e il presidente è sempre molto presente, quindi sappiamo che il momento è delicato e vogliamo interrompere questa striscia di sconfitte che secondo me è diventata un po' troppo numerosa. E abbiamo una partita domenica contro una delle squadre magari che sono più in forma e più... e che ha un organico, diciamo, importante nel nostro girone, quindi è l'occasione per vedere se abbiamo migliorato nella nostra disposizione tattica, nel nostro non prendere gol, dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti per invertire la rotta. Ecco, direttore, dicevamo, no, proprio adesso, il Vinci ha bisogno di uscire da questa situazione. I risultati non aiutano, diciamo, da questo punto di vista, perché condiziona anche mentalmente, ovviamente, la pressione, la settimana, il lavoro, no? Spesso si dice vittoria chiama vittoria, a volte no, sconfitta chiama sconfitta, perché si crea un loop, no, più difficile da uscirne. Su questo possiamo mettere la partita di Coppa in questo senso, perché alla fine andare avanti non cambiava tantissimo la competizione, è un titolo di prestigio, ma poi non ha niente se non un inserimento nell'ottica playoff, però diciamo non era sicuramente un grande obiettivo, però fare il risultato mercoledì poteva aiutare più mentalmente che non nell'obiettivo di Coppa. Sì, diciamo, passare il turno, arrivare agli ottavi non era il nostro obiettivo immediato, però Voglia di perdere non fa riscatto mai in casa Brindisi, piacere. non ca Non fa mai piacere perdere, quindi quelli che hanno giocato hanno dato il massimo per cercare di superare il turno. Abbiamo perso di misura, abbiamo fatto una buona gara, è stato un momento per magari cercare di riprendere i collegamenti che erano stati interrotti qualche domenica prima, nel senso che la squadra ha ricominciato a giocare con il modulo precedente, il mister ha potuto verificare alcune situazioni. L'ideale era finire e non prendere gol, perché in questo momento secondo me ci dobbiamo focalizzare su questo obiettivo, cercare di non subire gol perché guardando lo score ne abbiamo subiti tanti. E poi creare clima di fiducia tra
tra la squadra, l'allenatore e la società, perché in questo momento, quando mancano i risultati, non c'è più fiducia in se stessi, non c'è più fiducia in nessuno, e questa è la cosa più brutta da combattere. Ecco, Giancarlo, ci siamo visti settimana scorsa, mancavano due partite, no? Possiamo dire che alla fine i nostri discorsi cambiano poco dopo queste due gare, non c'è stato niente di diverso rispetto a quello che abbiamo analizzato nella settimana precedente. Sì, sicuramente sì, nel senso che come ci siamo lasciati venerdì scorso, siamo costretti a ritornare sugli stessi argomenti e a dire le stesse cose. E mi fa piacere che il direttore abbia evidenziato i dati che noi avevamo già evidenziato anche la volta scorsa, perché quante volte abbiamo detto che i campionati si vincono spesso non per effetto dei grandi goleador o gli attacchi al fulmigatore, ma grazie alle difese ferre. A maggior ragione una squadra che ha come obiettivo principale quello della salvezza deve essere estremamente attenta alla difesa, e ad aver preso tre gol dal Giuliano, che era la squadra, era l'attacco più debole tra virgolette, avendo fatto soltanto sei gol, su sei gol fatti averne fatti altri tre solo con il Brindisi fa capire che quanto è stato bravo il Giuliano, è stato bravo perché ha segnato, ma forse un po' di responsabilità la difesa del Brindisi deve assumersela. Però qui apro un dibattito. Certo, la difesa deve essere attenta, ma probabilmente non è soltanto una questione di difesa, ma è una questione proprio di equilibrio totale, perché la difesa spesso fa il buon suo lavoro se c'è un centrocampo capace di filtrare, capace di aiutare la fase difensiva, non dico di difendere, ma aiutare la fase difensiva. E questo spesso vediamo che magari non c'è. No, beh, stiamo lavorando su questi concetti già da tempo, il mister ci sta lavorando, lo sappiamo che questo è un problema che abbiamo. Perché, come hai detto tu, la fase difensiva inizia dagli attaccanti. Adesso gli attaccanti sono i primi difensori, quindi hanno il massimo dispendio di energie per sporcare la palla, per fare pressione sui portatori di palla. E noi nelle prime partite abbiamo aggredito sempre molto alti i giocatori, una partita con la Juve Stabia che è stata sfortunata, perché lì secondo me meritavamo di vincere, avremmo due punti in più, a questo punto a 12 punti saresti pari punti del Monopoli e saresti appena fuori o ai limiti della zona salvezza, però questo ormai acqua passata non macina più, però possiamo riprendere a giocare come abbiamo giocato in quella partita. Come magari il mister adesso ci sta lavorando, dobbiamo essere, come hai detto tu, più equilibrati nella fase quando perdiamo la palla, e quindi la strada che possiamo percorrere è quella dell'allenamento, del lavoro per migliorare i difetti che abbiamo, perché lavorando sui numeri che sono le 8 partite perse, 22 gol subiti, io penso che questi sono i dati sui quali dobbiamo lavorare. Okay. La squadra in certe partite anche ha giocato, cioè a Latina ha ribaltato l'avversario, dando una dimostrazione di forza anche esagerata. Ecco, dobbiamo ricominciare da quel calcio che abbiamo fatto a Latina, cercando di non subire azione, di non subire contropiedi, perché in questo momento, e quando veniamo attaccati, siamo piuttosto fragili. Ecco, Gianluca, tu che idea ti sei fatto? Cosa non sta riuscendo al Brindisi per sbloccarsi? Prima, no, anche commentando, dicevamo, quella vittoria di Messina, no, sembrava aver dato un segnale di quell'equilibrio di cui parlavamo prima, poi però le tre gare dopo sono state tre sconfitte. Adesso è una serie di fattori che stanno bloccando in maniera abbastanza pesante la squadra. C'è il problema degli infortuni che incide, perché insomma un po' per volta sono stati fermi ai box alcuni fra i giocatori chiave della squadra. Proprio oggi è stato diramato un bollettino della società in cui si annuncia il recupero di Malaccari, però grossi dubbi sulla possibilità che domenica possano giocare Nicolao, Mazzia e Bonino. Sono elementi importanti e da settimane ci si sta trascinando questa problematica degli infortuni abbastanza significativa.
C'è un problema sicuramente mentale, perché come hai detto tu, adesso la squadra è entrata in un loop, ci si sta abitando intorno alle sconfitte, e chiaramente più perdi, più ti abbatti, più ti demoralizzi da un punto di vista proprio emotivo, e perdi chiaramente anche sicurezza in campo, e questo lo stiamo vedendo in maniera abbastanza evidente. E c'è anche una questione tattica che io credo vada sollevata, perché in effetti no, il passaggio a questo modulo del 3-5-2 con quella vittoria che ha portato a Messina sembrava un'intuizione che avrebbe potuto dare una svolta importante al campionato, perché proprio in quella partita il Brindisi aveva trovato un certo equilibrio che lasciava ben sperare in vista degli impegni successivi. E invece forse adesso, secondo me, bisognerebbe cominciare a riflettere sull'opportunità di continuare con questo modulo, che è un modulo a mio avviso abbastanza dispendioso, soprattutto agli esterni, perché gli esterni in un 3-5-2 sono chiamati a correre il doppio, probabilmente per fare sia la fase offensiva che quella difensiva. E io mi chiedo se non stiano venendo meno degli equilibri anche in virtù di questo modulo, che evidentemente ancora non è stato digerito bene dalla squadra, ma sia a livello offensivo che a livello difensivo, diciamo, c'è uno squilibrio complessivo che a mio avviso richiede a questo punto degli interventi drastici. Non sono un tecnico, quindi è difficile dire, no? Quali? questo aspetta il mister, però non so quanto possa essere proficuo, quanto possa essere ulteriormente deleterio proseguire con questo assetto che obiettivamente si sta rivelando fallimentare. Sì, anche perché poi magari questo lo analizzeremo fra poco anche con il direttore, bisogna anche valutare la tipologia, le caratteristiche, no, di giocatori comunque acquistati, una rosa fatta su una tipologia di modulo, ovviamente chi è adattabile o meno in una tipologia di modulo diverso, e quindi cosa poi sia necessario, no, per trovare un equilibrio nel momento in cui si decida. È ovvio che una squadra non è obbligata a giocare sempre con lo stesso modulo, ci mancherebbe, però le caratteristiche dei giocatori poi ti condizionano anche su quale tipologia di modulo si possa usare. Prima di venire da te, direttore, vedo pronta Cristina Cavallo alle vostre spalle questa volta, così Gianluca vedi l'effetto opposto questa volta. Mi prendo la rivincita. Sì. Cristina, ciao, buonasera. Buonasera Davide, non so se mi sentite bene. Sì, assolutamente. Allora, chiedo anche ovviamente a te un tuo pensiero iniziale su questo momento, su questa fase che il Brindisi non sta riuscendo a sbloccare. Sì, intanto, come diceva anche il direttore, vediamo la parte positiva, abbiamo detto anche al discorso. Il Brindisi ha messo un po' di plotone, ha fatto vedere insomma qualcosina in fase offensiva, in fase difensiva, ma ahimè poi diventa inconcludente sotto porta, cioè un possesso palla maggiore magari rispetto all'avversario, ma l'abbiamo visto anche in altre gare. Rimane sempre il problema di non riuscire a concretizzare le azioni, non molte in realtà, che appunto si riescono a portare a conclusione appunto in fase offensiva. E quindi sicuramente io sono d'accordo con te, Davide, quando dici che questa squadra probabilmente è stata così costruita secondo le idee del tecnico Danucci per quanto riguarda lo schieramento tattico, per cui probabilmente ci sono anche molti giocatori che non si adattano benissimo a un 3-5-2 che è appunto stato attuato dal partito di Messina in poi. Nella gara con in Coppa Italia con il Crotone è stato questo ritorno all'antico, e non ha fruttato molto sotto l'aspetto appunto di gol realizzati. Una cosa è certa, Danucci sicuramente si starà chiedendo quale sarà davvero l'identità di questa squadra, se questa squadra riuscirà ad esprimersi con il 3-5-2 oppure se dovrà effettivamente tornare a quel modulo per la quale, secondo me,
è stata costruita. Io non so se il direttore è d'accordo, ma sicuramente quando le squadre vengono costruite dall'estate con dei giocatori, eccetera, seguono molto nella costruzione del credo tattico di questo giocatore, di questo allenatore. Pertanto, sicuramente il Brindisi rispecchia un po' quelle che sono appunto le preferenze dal punto di vista di modulo proprio di Danucci, che sappiamo che non è che gradisse tanto il 3-5-2, almeno non l'ha gradito in passato. Direttore. Ma allora, adesso stavo guardando i numeri, a parte che io sono, diciamo, non sono molto legato a quello che sono i moduli, perché il modulo molte volte è determinato dal giocatore, dalla capacità di marcare o la capacità di smarcarsi. Noi abbiamo giocato col 3-5-2, penso in 3 partite, mi corregga se sbaglio. Sì, la prima l'abbiamo vinta. Iniziando la Messina, giusto? Col Messina, la prima l'abbiamo vinta e abbiamo ottenuto quello che volevamo, perché gli avversari non hanno mai tirato in porta. Il primo tiro l'hanno fatto al 68esimo, quindi io penso che l'esperimento del 3-5-2 sia andato più che bene. Poi abbiamo affrontato il Monopoli e il Giuliano. Abbiamo affrontato il Monopoli e il Giuliano. La partita col Monopoli è stata molto molto equilibrata. Si è incanalata sul 2-0 quando noi, secondo me, a un certo punto della partita siamo andati in svantaggio 1-0, volevamo rimontare a tutti i costi e abbiamo provato a rimontare a testa bassa quando era una partita che tu potevi anche pareggiare al 90esimo. E lì abbiamo fatto, secondo me, un errore, un po' di presunzione. Ma la partita è stata equilibrata, quindi lì il 3-5-2 ha funzionato. E l'ultima partita che non ha funzionato, ma secondo me non ha funzionato il fatto che non marchiamo. Cioè noi, dentro l'area nostra, abbiamo l'avversario a 6 metri. Quindi o il 3-5-2 o il 4-4-2 non c'entra, secondo me. Noi dobbiamo marcare l'avversario quando la palla hanno gli avversari. Questo è il problema di fondo. E noi ci stiamo allenando su questo. Quindi noi abbiamo giocato su 12 partite, ne abbiamo giocate 9 col 4-4-2. Ne abbiamo giocate 9 col 4-4-2 e ne abbiamo giocato 3 col 3-5-2. Poi questo è un campionato di livello, il livello del campionato in Lega Pro si alza, perché tu tutte le domeniche incontri squadre di alto livello che si preparano, studiano, ti guardano il modulo, quindi tu devi essere pronto anche a cambiare modulo sia durante la settimana che durante la partita, perché a volte ti conviene giocare con un difensore in più e quindi giocare a 3, che poi a volte giochi a 5 e non 6 a 3 durante la partita, perché ti devi proteggere. Quindi noi dobbiamo essere pronti a giocare sia con un certo tipo di modulo sia con l'altro. Fermo restando che ti do pienamente ragione quando dici che questa squadra è stata costruita per il 4-4-2 o 4-2-3-1, che è il modulo che il nostro mister conosce a memoria. Ecco, direttore, fra poco ti inizio a leggere un po' qualche domanda. Giancarlo, lo sai, non so perché, però a te ti chiedo sempre paragoni con i giocatori, non lo so, però noi li leggiamo. Ti chiedono se Simone Ganz ti ricorda tecnicamente Antonio Cascione. Questo mi voglio avvalere della facoltà di non rispondere. Anche perché stiamo parlando di giocatori anche ruoli diversi. Quindi. Sì. Ma non ci sei proprio. Probabilmente sì. È un burlone. Comunque, al di là di tutto, posso invece intervenire su quanto detto da Massimo. Sono assolutamente d'accordo, e non lo dico semplicemente perché io sono sempre convinto che non si può essere schiavi di un modulo o di un altro. Cioè, e ora non voglio fare una critica al mister, ma parlo proprio in senso generale. Cioè, se uno è allenatore, deve essere in grado di allenare qualunque tipo di squadra possa essere. Poi ci sono allenatori che preferiscono avere dei giocatori, alcuni giocatori, anziché altri. Ma un allenatore, proprio per la sua costituzione, deve allenare qualunque sia la condizione. Quindi, se per caratteristiche dei giocatori certi moduli, un modulo non va, deve avere la capacità
di non essere schiavo, dice io so fare soltanto il 3-5-2 e quindi non mi chiedete altro, non sarebbe un allenatore. Certo. Quindi siccome credo che appunto il nostro mister non sia in queste condizioni, deve soltanto magari riuscire a inculcare e lasciatemi dire, un tantino motivare la squadra che in una fase così particolare, siamo una neopromossa, i giocatori che costituiscono la nostra squadra è fatta di giocatori che la Serie C la conoscono, però diciamo che la società, la squadra in sé per sé, la piazza ha riassaporato dopo 33 anni la Serie C, quindi deve avere la capacità di calarsi in questa realtà, capire che l'obiettivo va raggiunto a tutti i costi, 3-5-2, 4-4-3, certo, quello che sia, si va in campo e si gioca per portare a casa punti. Anche il punticino, anche il pareggio, sì, vale. Che sicuramente Albini si sta mancando avendo fatto un solo pareggio finora. Soprattutto in difesa, si diceva prima, la capacità di essere aggressivi, non si può far giocare, cioè io ricordo alcuni gol dove veramente, alcuni sono gol e fotocopia, piccola finta laterale, tiro e gol. Cioè se un difensore è attaccato sull'attaccante, no, ma... diventa più difficile. E, oppure, e in più, oltre al fatto della difesa, in attacco riuscire a essere più incisivi. E noi spesso vediamo che il tiro viene per effetto di una iniziativa estemporanea di un giocatore, ma non frutto di una costruzione di un gioco d'attacco. Questa è una critica che faccio, ma semplicemente da osservatore. Ora, no, no, ma guarda, io, cioè, voglio dire, il nostro allenatore ha delle idee, cioè, non è no, che no, non è, carità, cioè, infatti, lo ha dimostrato, certo, nelle prime 2, 3, 4 partite, noi abbiamo sempre imposto il gioco contro la Juve Stabia, abbiamo trascinato anche i tifosi, attaccavamo sempre contro una squadra che ha subito 5 gol. Esatto. Cioè la Juve Stava poteva prendere 2 gol con noi e ne ha subiti 5 in tutto il campionato. Esatto. Quindi il mio allenatore ha delle idee che a volte i giocatori riescono ad espletare, a volte c'è anche l'avversario che ti adotta delle contromisure e noi dobbiamo essere bravi a fare altrettanto. Le prime partite noi abbiamo sempre imposto il gioco, abbiamo alla ma forse fine... direttore, la domanda, no, che tanti tifosi si pongono è proprio questa, cioè questo contrasto su un Brindisi non vogliamo dire perfetto, no, però sicuramente molto propositivo fino alla Juve Stabia e allora, poi questo blackout delle allora, partite dopo in cui perché, sono state certo, 5 sconfitte su 6. Certo, ma adesso è come ti cioè, quella differenza proprio che mette ancora più in risalto, no, questo certo, contrasto. Quello che sta succedendo adesso ha fatto subentrare la sfiducia, quello che ti dicevo prima. Sì. Cioè, quando c'è sfiducia diventa tutto più difficile, diventa tutto più pesante. Esatto. Non voglio avere alibi, però stiamo giocando da 2 settimane una partita ogni 3 giorni. Abbiamo qualche infortunato di troppo, magari a volte il mister vorrebbe scegliere una formazione e ne deve scegliere un'altra. Non sono alibi, però... qualcosa ci stiamo togliendo adesso, non siamo al massimo della condizione magari come eravamo nelle prime 3-4 partite che potevamo scegliere e quindi dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo lavorare anche sulla mente perché non è solo tecnica, certo, e tattica, in questo momento dobbiamo lavorare sul gruppo squadra, sulla fiducia, rigenerare la fiducia. Io sono convinto che io immagino la partita di domenica, se noi domenica non subiamo gol il nostro pubblico ci inciterà fino alla fine. Se certo, noi riusciamo a stare in partita contro una squadra come l'Avellino, che è una squadra molto forte costruita per vincere, io sono convinto che i tifosi ci inciteranno fino alla fine e noi dobbiamo fare questo sforzo sia tecnico che tattico che psicologico, stare in partita. Se noi stiamo in partita sono convinto che un risultato positivo lo possiamo portare a casa. Stiamo lavorando su questo negli allenamenti. Sì, Cristina, vai, poi leggo un po' di messaggi perché ce ne stanno arrivando sì, numerosi anche per il direttore. Vai, allora, Cristina. Intanto partiamo dal presupposto che non è un proprietario da nulla, appunto. Poi volevo anche aggiungere che se il direttore, come giusto, ha detto che il 3-5-2 ha funzionato, eccetera, quindi dal punto di vista tattico mettiamo anche da parte questo, la mia domanda, direttore, c'è un problema mentale a questo punto? C'è. Cioè,
il Brindisi sta incominciando a sentire la pressione di dover tornare a vincere a tutti i costi, di dover tornare alle brillanti prestazioni di inizio campionato? Può essere questa una spiegazione? Allora, tu sai perfettamente che la mente condiziona il corpo, quindi non sarà sicuramente solo un problema mentale, però è un problema in questo momento, tanti piccoli problemi a cui stiamo cercando di porre rimedio fanno sì che non riusciamo a fare delle prestazioni all'altezza delle capacità del nostro allenatore e dei nostri giocatori. Io sono convinto che quando siamo partiti all'inizio del campionato mai avremmo pensato di trovarci magari in questa posizione di classifica o aver diciamo questi numeri che ho citato prima. Però adesso ci troviamo in questa situazione e quindi la difficoltà più grossa è incominciare a pensare che devi tenere dietro 4-5 squadre nel più breve tempo possibile. Ecco, e quindi lo sforzo è anche mentale, oltre che tecnico, certo, e tattico. E dobbiamo creare gruppo, fiducia fra le varie componenti, fra di noi dobbiamo creare fiducia. Per questo io spero nell'apporto, ma sono sicuro che ci sarà, spero nell'apporto del pubblico, ma siamo noi che lo dobbiamo trascinare. Direttore, ti inizio a fare un po' di domande, se no ce le trasciniamo. Vai. E non riusciamo ovviamente a rispondere. Non ci sono confronti tra giocatori? Intanto, se tu mi provochi io poi devo andare, il telespettatore ci ha risposto dicendo che si riferiva ad Antonio Cascione, bomber nella stagione 91-92. Quindi sono molto attenti i nostri spettatori dal punto di vista storico soprattutto. Assolutamente. Quindi era una semplicemente per... No, non li prendiamo in castagna. E quindi per dovere di cronaca lo hai diciamo fatto anche. Benissimo. Allora dicevamo, no, Claudio ci chiede notizie sull'impianto audio del Fanuzzi, se funzionerà o meno. Purtroppo abbiamo fatto anche noi presenti le lamentele dei tifosi, soprattutto Curva e Gradinata, che hanno difficoltà ad ascoltare lo speaker e il resto, la società ne ha conoscenza, credo anche i gestori e l'amministrazione comunale, speriamo che lo risolvano anche questo. Questa non era per il direttore. Però ci chiedeva sempre questo spettatore, quest'estate qual è stata la difficoltà per portare Davide Lamesta a Brindisi, visto che i suoi agenti, dice il tifoso, hanno deciso di farlo giocare a Rimini, squadra che adesso è invischiata nelle zone basse della classifica. E poi ci chiede se si sono commessi degli errori quest'estate, visto il rendimento degli atleti non sufficienti. Poi ci chiede quest'altro tifoso se prendiamo Krisetig e Farias, che sono giocatori che fanno la differenza. Quando c'è il direttore sportivo ovviamente non si può non parlare di mercato. Ci chiedono anche al direttore se è vero che si è tentato l'acquisto di Ferrante, attuale attaccante del Benevento, sfumato poi l'acquisto, si è dovuto ripiegare su un tipo di attaccanti che abbiamo adesso in rosa, e se poi si sta pensando prossima campagna se ci sarà la possibilità di portare a Brindisi un calciatore da 20 gol, diciamo l'attaccante da doppia cifra, come si dice in questi casi. Magari 10 ne bastano. Iniziamo da questo. Partiamo da Lamesta. Allora, Lamesta, era stata fatta una trattativa chiusa da me, da Valentini, avevamo trovato l'accordo economico sia con la società che con il calciatore. E a un certo punto, per problemi societari, perché l'Alessandria stava attraversando un momento particolare, non si capiva chi fosse il direttore sportivo, chi fosse se il presidente poteva decidere o no, a un certo punto loro sono scomparsi. Non ci hanno più dato notizie del giocatore e dopo una settimana abbiamo saputo che l'avevano ceduto a Rimini, perché il Rimini aveva offerto nettamente di più di quelli che erano gli accordi che avevamo preso noi. Quindi senza poter neanche rilanciare e neanche per poter provare a portarlo a casa nostra, l'Alessandria ha deciso di cederlo a Rimini. Per quello non è arrivato la Mesta. Ok. Poi gli altri due giocatori... Krisetic e Faria sono due buoni giocatori... Però ci penseremo adesso. Io voglio ragionare in questo modo. Per me mancano 7 partite alla fine del girone d'andata e in questo momento i miei giocatori sono i migliori che io possa avere.
e devo cercare di farli rendere al massimo. Quando sarà finito il girone d'andata, vedremo la nostra posizione di classifica, ci sederemo al tavolo con il presidente e il mister e vedremo quello che si può fare per cercare di far bene, e se dobbiamo correggere qualcosa lo faremo. Però io adesso devo trasmettere il massimo della fiducia ai miei giocatori, e in questo momento i miei giocatori sono i migliori che io possa avere. È giusto. Ecco, direttore, ci chiedono anche... Ferrante è un giocatore che penso che Ferrante, io l'ho allenato quando era un primavera a Piacenza, quindi lo conosco bene. Ferrante è un giocatore che se non fosse rimasto Benevento sarebbe andato da qualche altra parte, era quasi impossibile far arrivare Ferrante a Brindisi, questo... Resto in tema per chiedere, sì, se si può dirci qual è il rimpianto più grosso del mercato della scorsa estate, cioè quel giocatore che volevate portare ma per voi non siete riusciti per varie problematiche, c'è un rimpianto particolare, se lo no, possiamo dirlo? No, assolutamente, non c'era un giocatore che magari abbiamo cercato e poi non siamo riusciti a prendere. Ma forse ti posso dire, abbiamo provato e anche secondo me perso troppo tempo, perché volevamo riprendere Wismara. Ah, ecco. Cioè Wismara era il primo tassello, siccome aveva fatto molto bene, tutti ne parlavano benissimo, lo staff me ne ha parlato sempre, e abbiamo perso, secondo me, 15-20 giorni per far tornare Wismara. Poi lui è rimasto con l'Atalanta, l'Atalanta ha capito che il ragazzo stava crescendo e non l'ha fatto uscire. Forse quello sarebbe stato un bel tassello, un bel punto di partenza in porta, certo. Perché anche lì ci abbiamo provato, ci abbiamo dedicato parecchio tempo. Anche quello è un aspetto, c'è stata l'alternanza fra Saio e Albertazzi, quando c'è l'alternanza fra i portieri non sempre è facile. Ecco, direttore, unisco un paio di domande che più o meno hanno lo stesso tema. Un tifoso ci dice se può dipendere le difficoltà anche dal fatto che i giocatori arrivati avevano giocato poco nella passata stagione, molti, come dice da lui, essendosi informato sullo score di questi giocatori. E un altro tifoso che ci dice gli acquisti arrivati negli ultimi minuti di mercato invece di dare quel qualcosa in più hanno fino a questo momento deluso. Volevo unire queste due considerazioni. Beh, sai, magari ti aspetti da alcuni giocatori nomi importanti, ti aspetti qualcosa in più, però un giocatore non può decidere, secondo me è la squadra che in questo momento deve crescere per far sì che questi giocatori importanti possano fare la differenza. E non possiamo, secondo me, mettere la croce addosso a un singolo. Secondo me dobbiamo crescere tutti quanti, solo così possiamo sperare che il singolo possa fare la differenza. Ecco, Giancarlo, dicevamo prima, no, una questione complessiva, no, da affrontare, poi... come spesso succede, no, quando non arrivano i risultati, poi... si ingrandiscono anche tante situazioni, come possono essere gli assenti, come possono essere gli infortunati, come possono essere tanti altri elementi. Probabilmente poi solo i risultati, no, ti possono aiutare, anche perché, come diceva il direttore, il mercato, e questo è un dato di fatto, parte a gennaio. Quindi oggi questo è il gruppo e questo è il gruppo che deve cercare di uscire da questa situazione. Beh, ma del resto sono... certezze quelle del dover dire che questa è la squadra, e fa bene il direttore a dire i migliori giocatori che compongono questa squadra ce li ho. In più mi corre l'obbligo di dover rimarcare una cosa, che per quanto io nell'assistere alla partita sia il primo a lamentarmi di vedere un attacco asfittico che non è capace di poter realizzare, di poter non proporsi proprio in attacco, però nello stesso tempo poi se uno pensa, e qui mi trovo anche per l'ennesima volta d'accordo col direttore, nel dire che non può essere data la croce al solo attaccante, perché l'attaccante potrebbe dire mettetemi nelle condizioni di poter arrivare a rete e io poi se sbaglio è mia colpa, ma se non ci arrivo neanche, faccio un esempio stupido che probabilmente le varie migliaia di persone che erano allo stadio nell'ultima partita al Fanuzzi,
io ho visto più di una volta Galano lamentarsi perché? Perché magari lui, che non è un longilineo, gli veniva data la palla alta e lui diceva: questa palla dammela sui piedi che poi magari riesco a governarla. Quindi anche questo non è una dar colpa a qualcuno, ma è forse proprio una chimica di squadra che ancora non si è creata. Probabilmente nel momento in cui si dovessero creare queste condizioni, forse riusciremo a vedere anche un maggior, un più corale gioco di squadra che metterà nelle condizioni Ganz di provare a trovare la strada del gol, Galano idem e tutti gli altri. Io nella partita di giocata a Giuliano ho visto che forse le ultime occasioni sono state frutto di iniziative del giovane di Mazzia, sì. Però anche lì è stato lui che si è preso la palla, ha provato di fare un dribbling e un tiro, è stato bravo una volta il portiere, però qui ci va bene, se avesse fatto gol saremmo stati contenti, ma penso che il compito di un allenatore, l'obiettivo di un allenatore e di una società è quella di dire: si gioca di squadra e insieme si arriva a difendere e a proteggere la porta e ad attaccare insieme e a trovare le soluzioni tattiche insieme, non la giocata. Non abbiamo Cristiano Ronaldo che prende la palla o Messi. Quindi dobbiamo accontentarci e soprattutto fare. L'unica paura che io veramente ho, e l'ho da ex atleta, non da ex calciatore, ma da ex atleta, è veramente l'entrare in un circolo vizioso dal quale poi diventa difficilissimo uscirne. E lo sappiamo perché altre volte la squadra ha vissuto questo tipo di problema. Bisogna uscirne fuori subito, anche con un punticino, cioè, contro l'Avellino è già un segno, perché altrimenti si rischia di entrare con la paura, al primo pallone si ha paura di sbagliare e si sbaglia, alla prima occasione di attacco l'attaccante ha il pallone per segnare e sbaglia e poi lo hai perso per tutta la partita. Quella è l'unica paura davvero che io personalmente da osservatore ho. Confermo, sì, quello che dice Giancarlo, perché in alcune partite, se avete notato, in casa a qualche nostro giocatore scotta la palla nei piedi. Sì. È capitato, qualche giocatore anche esperto di personalità, esatto, magari cerca di liberarsi e comincia a sentire sì, il peso del della Fanuzzi. Maglia o il peso del Fanuzzi. Quello favorisce l'errore poi alla fine. Magari l'errore oppure non prendi l'iniziativa, invece sì, di dribblare cosa fai? Diventa più statica l'azione, la giochi indietro, la giochi al portiere e nessuno si prende la responsabilità. E questo si innesca questa cosa qua, quello che diceva Giancarlo. Torno da Cristina prima di liberarla per chiederti anche a te, Cristina, un attimo poi proiettandoci anche alla gara di domenica, quanto servirà fare una partita molto attenta, accorta ovviamente anche vista la qualità dell'avversario, ma come diceva anche prima il direttore, cercare di mantenere la partita in equilibrio quanto più tempo possibile, anche per prendere fiducia tra i giocatori, ma anche nell'ambiente, che ovviamente si aspetterà una risposta caratteriale oltre che tecnica. Assolutamente, sarà importante fare una partita quasi perfetta in fase difensiva per provare a non subire reti. Terminare la gara con l'Avellino sullo 0-0 sarebbe veramente una cosa importantissima per il morale e per quello che a quel punto poi nel secondo tempo potrebbero far vedere i giocatori di Danucci, spinti anche dal Fanuzzi, che sappiamo benissimo quanto può fare, soprattutto in gare delicate come quella di domenica prossima. Una cosa volevo dire, in realtà io ho visto anche, per esempio, che è successo a Giuliano, è successo nel match interno con il Monopoli, è successo probabilmente anche con il Catania. Il Brindisi gioca a folate bene ed è soprattutto questa reazione si ha quando... È bloccato il collegamento, vediamo sì, se lo ripristiniamo per chiudere il momento clou, il momento clou di quello che stiamo in suspense, sì, vediamo non possiamo rimanere così appesi di recuperarlo. Intanto direttore, approfitto perché sono arrivati diversi messaggi in cui ci chiedono se ci possono essere problemi oltre che tecnici, tattici, anche extra calcistici e di rapporti tra
tra Danucci e i calciatori, in particolare gli over, visto che tu vivi la settimana oltre che la domenica, ovviamente chiedo di rispondere. Ma no, ma guarda, quando non si fa risultato poi escono magari delle notizie infondate o magari che vanno a trovare ragioni. Quando si vince va tutto bene, quando si perde si dice che magari non si va d'accordo, che non si va d'accordo con l'allenatore, così, ma penso che assolutamente io se ci fossero sarei già intervenuto su queste cose qua, ma non credo, ho detto non assolutamente, per quello che posso sapere io smentisco categoricamente. Il rientro dei tre calciatori non convocati a Giuliano è rientrato completamente? Se fosse stato un provvedimento disciplinare magari sarebbe durato, penso. Ma poi sono rientrati, sono stati convocati subito nella partita successiva. A volte hanno giocato titolari. Cioè magari a volte devi focalizzarti e farli recuperare anche un attimo, perché noi viaggiamo ogni 3 giorni e quindi abbiamo bisogno anche di recuperare energie. Perciò c'è bisogno di tutti. Qui tutti devono dare il proprio contributo. Dal più giovane al più esperto dobbiamo tirare fuori il massimo, perché è proprio sui dettagli che girano le partite. C'è Cristina, quindi torniamo per fargli concludere il concetto, perché siamo tutti in attesa di capire dove andavi a parare. Andavo a parare che il Brindisi inizia a reagire proprio bene quando subisce la seconda rete. È successo con il Monopoli in casa, è successo anche Giuliano. Perché solo dopo il 2-0? Cioè, e poi bisogna continuare a crederci, perché se mancano 20 minuti e sei sotto di 2 reti, magari in quei 20 minuti può succedere di tutto. Io voglio ricordare per ultima una gara del Cagliari che perdeva, in realtà poi è andata a vincere 4-3. È solo una idea che mi è venuta adesso mentre parlavo, però probabilmente, direttore, quella questione mentale di cui parlavamo prima non è una situazione effettivamente da sottovalutare. Bisogna continuare a crederci anche se sei sotto di 2 reti, soprattutto quando ci sono tanti minuti da disputare. E questa è l'ultima domanda, ovviamente, che faccio al direttore. Grazie Davide. Ti libero, così prepariamo anche il prossimo collegamento con il collega di Avellino. Ciao Cristina, e ogni tanto vieni anche in trasmissione. Assolutamente sì. Ci vediamo venerdì prossimo e domenica al Fanuzzi, ovviamente, Cristina. Ciao. Assolutamente. Buona serata. Ciao. Direttore, questo è un dato che sicuramente ha colpito, in particolare sia con il Catania ma anche con il Giuliano, no? Il Brindisi ha subito gol con il Giuliano dopo neanche un quarto d'ora di gioco, ma la reazione è arrivata al secondo tempo dopo la seconda marcatura. C'è stato un lasso di tempo davvero molto grande in cui il Brindisi non è riuscito a trovare una reazione, che poi c'è stata, quindi nel senso era nelle condizioni di averla quella reazione, perché poi l'ha dimostrata. Perché non arriva prima? È difficile, perché bisogna entrare nella mente probabilmente dei giocatori. Ti dico, allora posso supporre alcune soluzioni, ma allora, quando la squadra avversaria è in vantaggio di 2-0 già ti lascia più campo. Sì. Molle psicologicamente. Io anch'io ho giocato parecchie partite, quindi quando tu vai in vantaggio 2-0 aspetti l'avversario e cerchi di fargli il terzo, sì. Quindi gli lasci parecchia iniziativa per avere campo da attaccare. È naturale che magari può essere questo, però noi abbiamo avuto l'occasione più di una volta, l'abbiamo avuto anche prima, perché la palla ha danzato un paio di volte davanti alla porta del Giuliano, potevamo fare gol anche prima. Il palo di fallo. Esatto, sì. Il palo di fallo. Poi quando noi sul 2-0 abbiamo avuto una bella reazione, anche perché sono entrati i giocatori Brevilini, bravi nell'uno contro uno, Lombardi, Mazia, che puntavano l'avversario, l'hanno saltato, andavano in area, creavano superiorità numerica. Un po' era anche un ormai manca mezz'ora, tentiamo il tutto per tutto, ma è anche un po' perché magari c'erano caratteristiche di giocatori, diciamo che ci siamo esposti un po' di più,
mettendo dentro giocatori più, certo, più offensivi, bravi nell'uno contro uno, abbiamo creato molto di più, potevamo riaprire la partita. Il problema è che la reazione non deve venire sul 2-0, ma deve venire prima, dove hai preso la prima, esatto, sberla. Esatto, infatti noi con l'Avellino non dobbiamo andare sul 2-0, perché l'Avellino devi stare in partita, anche se disgraziatamente dovessi prendere gol, il gol del pareggio lo puoi fare anche al 90. Come a Latina, come è successo a Latina, com'è? È già successo. Esatto. Cioè, quel Brindisi che abbiamo visto in quella prima fase di stagione, che sembra un cugino lontano di quello che invece stiamo vedendo in queste settimane. Dobbiamo tornare a essere più solidi per noi ogni pallone adesso deve essere l'ultima palla, se vado a chiudere devo buttarla in fallo laterale e non prendere un calcio d'angolo. Nel mio avversario diretto non mi devo mai far superare. Faccio un esempio, voi riguardate la partita di giovedì contro il Crotone. Sì. Abbiamo un arbitro, diciamo, molto attento, che ha ammonito tantissimo. Tutte le volte che un nostro giocatore superava l'avversario veniva steso fallo. Loro facevano sistematicamente fallo. Hanno avuto 4-5 ammoniti e un giocatore alla fine del primo tempo meritava l'espulsione. Ecco, noi non dico che dobbiamo arrivare a questo, però il calcio di Lega Pro, il calcio che stiamo vivendo adesso, anche perché quando subisce il Brindisi quella ripartenza va sempre in inferiorità numerica, non bloccare quell'azione, esatto, nella parte centrale davanti alla difesa rischia sempre, ecco, numericamente di essere in meno. Ecco, quindi il duello per me diventa fondamentale, a maggior ragione la domenica prossima che avrò contro dei giocatori di livello medio-alto. Devo cercare di non perdere inizialmente il duello e, quando posso, aiutare anche il compagno di reparto. Ecco, magari lavoriamo, ti dico, su queste cose qua ci stiamo lavorando durante la settimana, durante gli allenamenti, perché dobbiamo crescere anche sotto il punto di vista magari anche dell'agonismo, dell'attenzione, certo, quello che fanno gli altri. Insomma, quello che fanno gli altri l'abbiamo fatto anche noi, dobbiamo ricominciare a farlo. Intanto ci è arrivato un messaggio, un saluto da alcuni tifosi dell'aeroporto di Brindisi, quindi al quale rispondiamo, che ci dicono: servirebbe un centravanti di peso qui, quindi dall'aeroporto. Sono con due massimi esperti di calcio brindisino e mi suggeriscono che per uscire da questa crisi serve anche una difesa più attenta, quello che dicevamo prima. Però siamo curiosi di sapere chi sono questi due massimi esperti di calcio brindisino, quindi dall'aeroporto di Brindisi, quindi chiediamo di iscriverci se voglio. Oggi è arrivato il Milan all'aeroporto di Brindisi. quindi esperti ce ne sono. Assolutamente. Allora, intanto chiedo alla regia se è pronto il collegamento con Sabino Giannattasio, giornalista, sì, che vedo in preview, collega di Avellino, pronto con noi. Buonasera Sabino. Buonasera a te. Allora Sabino, fino a questo momento abbiamo fatto un'analisi della situazione del Brindisi. Ovviamente ti chiedo invece come arriva l'Avellino a questa sfida, Avellino che anche lui ha effettuato il match di Coppa infrasettimanale con un risultato diverso da quello della Brindisi, ma con obiettivi anche diversi ovviamente per l'Avellino rispetto alla squadra brindisina. Beh, Avellino che ci arriva con grande abbondanza a centrocampo in attacco, con grossi problemi in difesa, dove da qualche tempo mancano Cionec e Rigione, si è aggiunto Benedetti nella gara col Catania, ci sarà Cancellotti squalificato, quindi da lì si troverà con un solo difensore di ruolo, Erasmo Mulè, da schierare, e con Michele Pazienza che sta cercando nuove soluzioni. Infatti la gara di Coppa è servita proprio a questo, dove ha giocato il giovanissimo Susco, difensore centrale della Primavera, e dove Dall'Oglio è stato adattato al centro della difesa, dove nelle ultime settimane sta giocando Marco Armellino, altro centrocampista che appunto è stato arretrato per questa forte emergenza difensiva. È chiaro che negli altri reparti c'è l'imbarazzo della scelta. Ecco, Sabino, l'Avellino parte tra le squadre ovviamente che sono chiamate a competere, no, per i primi posti, quindi c'è tanta aspettativa, c'è anche grande entusiasmo, sono quasi terminati da quello che sappiamo, la prevendita sta andando molto bene per il settore ospiti, 500 biglietti messi a disposizione, quindi che spinta c'è anche dal pubblico, che entusiasmo c'è ad Avellino?
C'è entusiasmo perché lo scorso anno è stata una stagione fallimentare, 14esimo posto in classifica, dopo praticamente l'avvento di Massimo Rastelli, si sperava in un Rastelli bis, invece è stata una stagione tragica, quindi si è investito tanto quest'estate, giustamente i tifosi sono ambiziosi e hanno voglia di sognare. L'Avellino parte, come giusto che sia, tra le favorite, però secondo me resta, almeno sulla carta, un po' dietro al Benevento, che resta per me la grande favorita di questo GNC. Poi mister, pazienza, che è ovviamente da parte nostra ma anche da questo territorio, ha lasciato un grande ricordo, conosce bene anche il calcio pugliese, e ti chiedo che Brindisi si aspetta l'Avellino di trovarsi di fronte. Beh, di sicuro Michele Pazienza ha fatto il pompiere in questi giorni, perché dopo la partita col Catania c'è stata grossa euforia, si vinceva a Catania dopo 75 anni, quindi era anche lecita da parte dei tifosi. Ha cercato di tenere il gruppo tranquillo, coeso, ha detto un mattone alla volta. È una gara difficile, come sono difficili tutte quelle quest'anno, perché quest'anno non c'è il Catanzaro della passata stagione, ma non c'è nemmeno una squadra cuscinetto. C'è il rispetto del Brindisi, perché il Brindisi comunque ha dei giocatori importanti per la categoria. È chiaro che a Brindisi non si vede un buon momento, però l'Avellino deve avere massima concentrazione, perché ha avuto un avvio brutto con Massimo Rastelli, due sconfitte nelle prime due gare, c'ha qualche infortunato lì dietro, ogni gara nasconde delle insidie, quindi da parte di Michele Pazienza c'è massimo rispetto per questo Brindisi. Sabino, tu sai che porti dietro un cognome che per il territorio di Brindisi, Giannattasio, è un cognome molto importante. Beh, c'è un ex giocatore di Brindisi Avellino, quindi lo so molto bene. Diciamo che in questo spirito di unione tra queste due realtà ti ringrazio per la disponibilità, per essere stato con noi. Grazie, ovviamente, a voi. Spero avremo occasione di vederci o domenica oppure al ritorno ad Avellino. Va bene, in bocca al lupo. Grazie ancora Crepi a Sabino Giannattasio, collega di Avellino. Iniziamo il nostro ultimo giro di domande. Direttore, ti faccio una domanda leggera che è arrivata nel vero senso della parola, perché ci chiedono una curiosità, se hai imparato qualche termine brindisino, quindi dialettale. Ovviamente non prenderli dalle contestazioni, quindi che siano ripetibili. No, diciamo imparato. No, però diciamo sì, come ti stai ambientando. Sì, no, la sento il mio Tonino, anzi ringraziamo Tonino, Tonino, che è il nostro magazziniere, che si sta assolutamente. Tonino e Salvo, che Salvo poi è siciliano, che sono i collaboratori di campo che lavorano con me tutti i giorni a Latiano all'allenamento. Quindi i termini li imparo da Tonino e magari da qualche altro collaboratore, ma la lingua la capisco, perché un po' in Puglia ci sono stato parecchio e perciò ormai non ha più segreti la lingua pugliese, specialmente il brindisino. Allora Gianluca, inizio da te, iniziamo l'ultimo giro di domande e ovviamente entriamo nel merito di questa sfida con l'Avellino, una sfida insidiosa. Il calendario non aiuta il Brindisi, anche perché poi ci saranno anche due trasferte consecutive, ma è necessario dare un segnale domenica. Beh, assolutamente sì, bisogna dare una svolta, bisogna, da un punto di vista mentale soprattutto, perché secondo me alla fine, certo abbiamo parlato di tattica che è importante, abbiamo parlato di vari aspetti, ma l'aspetto mentale è quello fondamentale, perché una squadra che ha giocato in un certo modo nelle prime partite non può trasformarsi in questo modo nel secondo blocco di partite, quindi è chiaro che c'è un problema mentale. E paradossalmente contro un avversario come l'Avellino, che è più forte, che parte favorito, magari si può giocare anche con maggiore leggerezza, perché in teoria è una di quelle partite che non hai nulla da perdere. Quindi mi aspico una squadra, ecco, che giochi con la mente libera, chiaramente con un atteggiamento attento,
bisogna fare attenzione a non sbilanciarsi in primis, ma questo non vuol dire però che non si debba rinunciare a giocare. Quindi il Brisi chiaramente deve cercare di fare il suo gioco, ma con grande attenzione alle individualità degli avversari. Non si devono più creare quelle situazioni che abbiamo assistito in queste ultime partite con gli spazi e i contropiedi concessi agli avversari, perché questo con una squadra come l'Avellino sarebbe veramente mortifero. Quindi ci vuole una squadra assolutamente attenta e libera psicologicamente. Vediamo da un punto di vista tattico cosa deciderà di fare mister Danucci, vediamo anche che tipo di 11 sceglierà di mandare in campo, perché sarà veramente un rebus la formazione che scenderà in campo domenica. E sì, l'auspicio un po' dei tifosi, un po' di tutti, è che possa essere una partita che segni una sorta di spartiacque. Obiettivamente, diciamolo, anche un punto potrebbe andare bene domenica e non bisogna fare gli schizzinosi. Giancarlo? Sarò sintetico, sì. Vista la regia. Che c'è. Siamo in conclusione, sì. Siamo in conclusione. Beh, l'auspicio è quello. E proprio vista la situazione di classifica, vista la situazione degli ultimi risultati, io mi auguro soltanto di vedere una squadra con il sangue agli occhi. Wow. Questo mi basta. Che poi si possa anche perdere, ci sta, certo. Perdere con l'Avellino, ma se si ha questo atteggiamento, sono convinto che si esce o con un buon risultato o in ogni caso con l'onore salvo, e soprattutto è un messaggio che si lancia ai tifosi che, dico tra parentesi, devono accorrere numerosi, non bisogna abbandonare questa squadra, perché la squadra, i 33 anni sono stati lunghi e se non vogliamo perdere questa Serie C c'è bisogno del supporto di tutti, stare vicini. Io sono il primo che spesso ha criticato, però mi rendo conto che mi dispiacerebbe un sacco dover rivedere la Serie D. Non voglio vederle, quindi siamo uniti e appoggiamo questi ragazzi. Direttore, ti lascio... Mi associo a quello che hanno detto loro. Noi dobbiamo dare la dimostrazione ai nostri tifosi che siamo duri a morire, che per prendere punti al nostro stadio devono passarci sopra, ma nel vero senso della parola. Se noi diamo questa dimostrazione... faremo dei passi avanti anche come prestazione e ci aiuterà nel proseguo del campionato, perché mancano ancora tante partite, però dobbiamo diventare questi. Io ringrazio il direttore sportivo del Brindisi Massimo Cerri per essere stato con noi, grazie direttore, grazie anche a Giancarlo, grazie Enrico di Radio Antenna Sud e Gianluca Greco, ringrazio anche Sebastiano Bufalo che ha curato la regia della trasmissione. Vi ricordo che domenica la partita al Fanuzzi alle ore 18:30, chi non potesse seguirla come sempre con la nostra tribuna centrale avremo i collegamenti e gli aggiornamenti in diretta, le interviste live nel post gara, così come Radio Antenna Sud ogni settimana, per seguire in qualunque modo le sorti della squadra biancazzurra, ma anche tutti i risultati della categoria. Venerdì prossimo, ovviamente, sempre alle 21, invece torna Passione Brindisi, sarà vigilia di campionato, perché Brindisi la prossima settimana giocherà di sabato pomeriggio in anticipo a Taranto, quindi saremo proprio a ridosso del prossimo match della formazione bianco-azzurra. Grazie a tutti voi per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana.